estetica, forse così, o forse no, ma mezzo mondo al momento è nella merda più torbida, nella merda più torbida. Thank you.
l'Ucraina che venga armata, i quattrini degli italiani spesi tutti in armi per sostenere un pagliaccio comico che non trova il laccio. Io non credo che sia giusto armare questo bello busto che è stato il primo a far cominciare questo disastro. Dalla caduta del Terzo Reich la Germania è scappata con l'aiuto del piano organizzato, come si chiama? Operazione Odessa, manco a farlo apposta. È un paese vicino all'Ucraina, se non mi sbaglio l'ho visto la cartina. E quando fu che i tedeschi vennero cacciati, fu l'America assieme alla Russia, mi pare, ad averli battuti. E al momento si stanno scannando l'America e Russia. Condizioni da guardare tutte le situazioni, non sarei sorpreso nel vedere la Germania che tira fuori il naso dalla buca appena il caos è scoppiato. La vendetta per una fine brutta, il Terzo Reich fottuto non l'hanno mai digerito. Eccoli qua, guarda lo Stato, la Germania sta come Alibaba che ti fissa e ti guarda silenziosa, e l'America e la Russia sono in una situazione pericolosa. Dall'operazione Odessa stessero fomentando i disastri, e se la ridono nel guardare l'America e la Russia che si scannano, poiché se non mi sbaglio uno dei due riuscì a fermare Hitler quando stava facendo tutto quel disastro, no? Che la vendetta si gusta a freddo, chi ve lo dice a voi? Sinceramente non sarei sorpreso nel vedere la Germania che torna all'avanguardia quando tutti quanti si sono scannati a dovere nel pieno del caos, che hanno speso soldi quattrini per armare quello stronzo che sta a scannarsi con la Russia adesso. Quando tutti hanno esaurito le risorse, bang, ecco la Germania che ti riappare armata e pronta a riconquistare il mondo. Chi te lo dice? Potrebbe essere anche un buon piano, eh? Certamente io sono un esaltato pazzo, che lo dico. Per fortuna mi sbaglio sempre. Thank you.
Thank you.